Benvenuti l'agenzia Fondo Casa di San Fruttuoso, è il piacere di proporvi in mente questo appartamento di 110 metri quadri con un terrazzo sovrastante di circa 110 metri quadri. La casa necessita lavoro di riqualificazione, riscaldamento autonomo, c'è un posto auto condominiale non assegnato. Allora entriamo nell'appartamento, come vi faccio vedere, la cucina, la doppia esposizione, continuando c'è la cucina con la porta finestra. Questo è il primo balcone con esposizione est, sud, ovest, quindi l'appartamento risulta particolarmente luminoso nell'arco della giornata, avendo una doppia esposizione. Saremo lieti di proporvi un'ipotesi di ristrutturazione. L'appartamento gode di quest'altra, dalla parte della sala, di questo ulteriore balcone con esposizione a est. La zona è molto tranquilla. Rientriamo nell'appartamento. Un insieme di quello che è la sala con la cucina, quindi open. Ci mettiamo in quella che è la sala, che dire, incantevole, con questo camino funzionante. Immaginiamoci d'inverno di accenderlo e goderci la fiamma viva del camino. Usciamo dalla porta finestra, questo è l'altro balcone con esposizione a nord-ovest. Siamo immersi nel verde, che dire, meraviglioso. Rientriamo dentro, l'insieme appunto della sala col camino, usciamo, guadagniamo l'ingresso. Alla nostra destra abbiamo il bagno col box doccia. Usciamo, la prima camera matrimoniale. La seconda camera che vi faccio vedere, ecco, sempre con il balcone che avevamo visto prima, quindi con esposizione a sud-est. Vi faccio vedere esattamente il balcone dove eravamo prima, quindi volendo qua un aperitivo o una cena con questo tavolino fuori si può godere di questo, di questa meravigliosa vista. Rientriamo dentro, per un riepilogo veloce, usciamo dalla camera, quindi due camere matrimoniali, questa appunto è la zona di ingresso e ora ci dirigiamo verso il terrazzo. Eccoci, qua siamo sul terrazzo, che dire, impeccabile, con questa bellissima esposizione della dimensione praticamente dell'appartamento, un dettaglio della vista incantevole, quindi per i nostri amici animali possiamo metterci un bel berceau o creare un giardino pensile eventualmente in questo bellissimo spazio esterno, che dire, un jolly. E qui altro jolly, 110 metri quadri di giardino dove eventualmente si può coltivare frutta e verdura. Questa è una piccola zona di ricovero. Terminiamo appunto la visita da questa inquadratura. Ci troviamo in via Mogadiscio 50.